Amiche e amici, bentrovati a questa nuova puntata di speciale Medicina Amica dedicata alla prevenzione, in questo caso secondaria, eh, con l'aiuto del... Dottor eh, Giuseppe Di Bella, grazie per averci aperto di nuovo le porte del suo studio di Bologna per parlare eh, di prevenzione secondaria. La volta scorsa ci eravamo lasciati eh, raccontando tutta una serie di mh, metodiche che possono aiutarci nella nostra vita quotidiana e nella nostra salute. Quest'oggi vogliamo approfondire. Eh, utilizziamo una metafora, dottore. Eh, diciamo che il tumore non si è ancora espresso, e su una pista di, di volo, sì. sta per decollare, noi dobbiamo fermarlo. Esatto. E in questo caso, la prevenzione secondaria che cosa può fare sì. e come si attua? Sì, sì, è rappresentato la prevenzione secondaria, con un concetto chiaro: c'è cioè, già un passaggio da cellula sana. A cellula pretumorale, cioè una cellula che ha già sviluppato delle potenzialità, ha iniziato un percorso che la può portare a essere una cellula tumorale in tempi molto diversi perché sono mediati da parecchie varianti, le, quelle personali, l'immunità, l'età, il sesso, le caratteristiche genetiche, interazioni però c'è già una cellula che non è più normale, ha già incominciato ad avere delle caratteristiche, c'è tutta una terminologia a livello scientifico, delle volte vengono chiamati tumori intraepiteliali, altre situazioni per esempio sono situazioni predisponenti ma devono, devono creare molta tensione, per esempio dei polipi dell'intestino soprattutto se sono polipi villosi, dei papillomi della vescica che si riproducono. Quando un tumore comincia a riprodursi, inizialmente sono papillomi, poi un po' per volta assumono le caratteristiche del carcinoma, poi del carcinoma oroteliale, così per esempio dei adenomi, fibroadenomi del seno, se c'è un seno molto denso per esempio, e un novaio policistico. Del basaliomi, degli epiteliomi della pelle, localizzazioni che possono essere sempre della pelle, possono essere dei melanomi. Allora, sono tutte situazioni non francamente tumorali, ma hanno un rischio potenziale di sviluppo. A questo punto, attualmente i programmi di cura, i programmi di prevenzione, hanno due aspetti. Uno diagnostico. Per cui si cerca di fare una diagnosi il più precoce possibile. Questa diagnosi attualmente si fa con delle tecniche che sono tecniche note, <coughs> per esempio l'ecografia, la coloscopia, gastroscopia. C'è un esame banale ma non è, non è inutile, non è ozioso. La ricerca di sangue occulto nelle feci, per esempio. Il PAP test è un esame è molto affidabile, non è invasivo. E c'è un, una grossa polemica in atto anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, sull'impiego come screening annuale della mammografia. Questo lo diceva già nelle puntate precedenti. Sì. La mammografia può essere eh, letale in realtà. La mammografia non è da condannare come esame in sé. Perciò vi riporto non tanto considerazioni mie, quanto considerazioni che stanno incominciando a emergere anche nella letteratura nordamericana, c'è un cosiddetto monito della Società Americana di Fisiologia che insiste molto sulla pericolosità della mammografia, non come esame isolato ma come esame annuale, per quale motivo? Perché al trauma si accompagna una certa quantità di emissione di radiazioni ionizzanti, una radiazione ionizzante potenzialmente cancerogena, ovviamente per ogni mammografia la dose è ridotta. Se però ne faccio tante, ne faccio una tutti gli anni, più c'è il trauma, questa che cosa si va a sommare ad altre eventuali potenziali cause di tumori? Si sa che ce ne sono tante. Cosa vuol dire ionizzante? Vuol dire che mi sposta degli atomi di idrogeno. Se questa mi risposta a livello del DNA, in una base del DNA per esempio, e va a alterare la struttura del DNA. Dall'alterazione della struttura io ho una mutazione potenzialmente cancerogena. Condannare la mammografia come tale, e l'uso annuale, anche perché la giustificazione della mammografia sono le calcificazioni che l'ecografia non vede. Però attenzione, anche lì hanno esagerato. Negli Stati Uniti c'è una polemica importante, parla di sovradiagnosi di tumore della mammella. Cosa eh. significa sovradiagnosi? Le donne operate per niente. Oppure, gente che si prende la paura, un accidente, e temi di avere un tumore, ma non è che tutte le calcificazioni sono tumori, nella maniera più assoluta. Alcune calcificazioni possono essere o un tumore pregresso oppure mi danno degli elementi di sospetto fondati, ma assolutamente non tutte, e non è quello l'elemento base. Perciò, può essere utile, ma non come esame annuale, e poi c'è anche una certa. E probabilità che la mammografia non veda tumori che ci sono o veda tumori che non ci sono, è un'eventualità. Per questo non viene fatta da sola, viene associata sempre all'icografia. La cosa migliore sarebbe spostare la diagnostica, non solo alla mammografia, sempre di più verso tecniche non invasive. Per esempio quali? E adesso, tecniche che non comportino emissioni radianti, non comportano radiazioni ionizzanti. Allora, valorizzare un po' di più la risonanza magnetica. La risonanza magnetica può chiarire molti dubbi anche per quanto riguarda i tumori del seno, perché le ultime generazioni di risonanza magnetica sono altamente affidabili anche in questo campo specifico. Per esempio, se ne è una tecnica di risonanza magnetica definita CAD-Streaming con amplificazione computerizzata di immagine. Di un'altissima definizione, mi dà tutta la vascolarizzazione, l'angiogenesi, mi dà dei dati che sono veramente importanti. Allora, il concetto generale del medico è fare un rapporto tra rischi e benefici. Io devo scegliere l'esame che mi dà la massima affidabilità diagnostica e il minimo rischio. Secondo questo concetto un po' per volta andrebbero valorizzate delle tecniche diagnostiche che riducono l'emissione di radiazioni ionizzanti. Ci sono degli studi in atto, qualche tecnica è già praticamente quasi, quasi pronta. Al congresso che abbiamo fatto noi della Fondazione di Bella del 14 gennaio è intervenuta la professoressa Paterlini Besciò che dirige un centro di ricerca dell'Università Descartes di Parigi. Hanno messo in evidenza una tecnica che a breve dovrebbe essere disponibile, che mette in evidenza cellule tumorali circolate nel sangue anche anni prima che si manifestino. Io non so se ci sarà ancora bisogno di una messa a punto di uno standard, però praticamente le verifiche fatte fino adesso confermano l'attendibilità di questa tecnica, non è ancora diffusa, non, non, è, non è ancora operativa. Alcuni giorni fa hanno pubblicato su una rivista prestigiosa Nature Research uno studio simile che però mette in evidenza dei um, frammenti del DNA circolanti di cellule sane che sono state attaccate e distrutte da cellule tumorali. E questo consentirebbe anche di stabilire non solo la presenza di cellule tumorali ma anche l'origine. Cioè, mi dà anche un orientamento verso l'organo colpito, per cui un po' per volta queste tecniche <coughs> abbatteranno il rischio di esami più invasivi, delle reazioni realizzanti. Torniamo però all'inizio. Sì. Una volta che noi abbiamo questo tumore sulla pista di, di decollo, non abbiamo una terapia farmacologica esatto. oggi, oggi. Esatto, esatto. in grado di sì. prevenire, di sì. bloccare esatto. Perché oggi la prevenzione secondaria si basa prevalentemente sulla ricerca, il più precocemente possibile, della presenza del tumore. Ma non fa niente perché questo tumore blocchi questo percorso. O meglio, se lo fa lo fa a livello chirurgico. Per esempio l'asportazione di un basolioma, di un potenziale melanoma, <coughs> l'asportazione per esempio di <coughs> una nodulectomia una zona del seno dubbia e così. Però non viene assolutamente messa in atto una prevenzione fondamentale, importantissima, non invasiva e che può in maniera documentale invertire questo percorso. Perché il percorso del certo morale deriva dal fatto che, dallo sblocco di un repressore trascrizionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la vita è basata su una, su una serie di reazioni, dei passaggi molecolari. Il primo passaggio è dai codici della vita, si chiama DNA, ormai quasi tutti hanno sentito parlare di DNA, usano anche in medicina legale, DNA è la memoria di tutto. Però attenzione, è stato accentuato, sopravvalutato un concetto potremmo dire fatalistico del DNA. Sarebbe? Fatalistico vuol dire che una persona ha ereditato una predisposizione al tumore per cui farà sto tumore, prima o dopo lo sviluppo. Ma non hanno considerato che perché si realizzi questo messaggio, questa memoria del DNA deve essere. Deve passare al RNA, ci cioè deve essere una trascrizione nell'RNA. Allora io posso agire a livello di repressore trascrizionale, gli posso impedire che venga trascritto: come? E adesso lo spiego, anche mi spiego il passaggio successivo poi lo spiego. Posso agire anche nel passaggio successivo che è la traduzione in proteine, cioè la traduzione pratica, la realizzazione. Io posso agire impedendo o diminuendo la presenza di sostanze che hanno un ruolo attivo fondamentale in quel punto critico della vita. Per esempio in questi giorni, oltre al libro sulla prevenzione, sto cercando di finire e pubblicare, con tutta la documentazione e bibliografia, uno studio su circa 300 casi di tumore della mammella, che sono stati trattati con la terapia di Bella. Stiamo facendo la casistica confrontandoci con i risultati da a cancere nello stesso tumore, allo stesso stadio, vedendo i risultati e la sopravvivenza. Cosa avete scoperto? I risultati migliori in assoluto, <coughs> e i risultati sono migliori, la tollerabilità della terapia è molto superiore, meno invasiva, c'è un numero... Molto più ridotto di ricadute, ma il risultato macroscopico è al quarto stadio del tumore della mammella. La sopravvivenza con la terapia di Bella, con la terapia di mio padre, è notevolmente superiore alla sopravvivenza calcolata a 5 anni del quarto stadio tumore della mammella con terapie tradizionali. Ora, l'introduzione di questa pubblicazione cercherà di chiarire: e nella misura massima consentita dai dati biografici, dai dati scientifici, l'enorme importanza di un aspetto sottovalutato, il meccanismo della crescita. Allora, il tumore cresce e non c'è dubbio. È una crescita anomala, è una crescita fuori controllo che può portare alla morte della persona, perché c'è una crescita di zone che non dovrebbero crescere o locale o a distanza oppure tutte e due metastatiche. Allora io per venire a capo di questo meccanismo lo devo conoscere a fondo. E qui scopriamo una cosa che avevamo già anticipato sì. la volta scorsa, che i tumori crescono in maniera velocissima sì. rispetto alle cellule normali. Sì, i tumori fanno un percorso. Questo percorso ha dei tempi ed è in accelerazione esponenziale. Può ingannare. All'inizio parliamo di prevenzione secondaria, questo percorso è lento o lentissimo, con varianti notevoli da una persona all'altra. Però non si ferma, continua. A un certo punto, per mutazione, cioè la cella tumorale cambia il suo programma di vita, cambia DNA, e seleziona quello che le serve di più. Per cui seleziona una crescita sempre più veloce e una resistenza sempre maggiore. Per cui, io devo arrivare prima che la cellula tumorale abbia selezionato e trattenuto nel suo DNA la refrattarietà e prima che abbia selezionato una crescita di una tale velocità da essere inarrestabile. Però, qua. Non parliamo di prevenzione secondaria. Qua siamo ancora all'inizio quando il paragone suo dell'aereo che sta ancora rullando sulla pista lo dobbiamo fermare. Come facciamo a fermarlo a questo livello? Perché il discorso della crescita? Perché dobbiamo risalire ai meccanismi della crescita? Perché noi nel tumore abbiamo due obiettivi strategici. Chi sarebbero? I due obiettivi sono il meccanismo di crescita, l'altro obiettivo che è più difficile ed è ancora più importante, è il meccanismo della mutazione. Quante cure funzionano? Ma funzionano per un po' di tempo. Quanti tumori si riducono con la chemioterapia? Finita la chemioterapia, si ripropongono, si riproducono anche più aggressivi di prima, per aumento delle mutazioni. Cosa hanno fatto? Hanno selezionato la resistenza a quel chemioterapia. Lo stesso meccanismo dei germi, per cui i microbi, sono resistenti agli antibiotici delle generazioni passate. Perché? Perché il meccanismo dell'evoluzione naturale, che la cellula tumorale ha sbloccato nello stesso momento in cui Desana diventa tumorale, il meccanismo è stato individuato. Sono 20 geni, l'ha individuato Radman, che è un biologo molecolare, lo ha battezzato sistema LEXA. Questo è un, è un repressore trascrizionale che impedisce alla cellula tumorale sana di mutare, se le nostre cellule sane cambiassero non potremmo vivere. Quindi se noi riusciamo a mm. bloccare questo meccanismo riusciamo a, a bloccare i tumori? Se si blocca questo meccanismo, è fondamentale bloccare, è uno dei due obiettivi strategici, cioè il tumore cresce e si sa difendere benissimo per mutazione, perché sbloccando quel sistema, l'ex ha quei 20 geni, c'è una sequenza di geni che lo sblocca, l'hanno battezzato reca a REC-A mette fuori uso questo repressore trascrizionale e incomincia la cellula tumorale a recuperare, e la stessa cosa fanno i microbi, recuperare il suo meccanismo di evoluzione naturale, che ha una potenza spaventosa, misidiale, è difficilissimo da fermare. Entro certi limiti e entro certi tempi si può fermare. Ora, io ho questo obiettivo, devo agire sui codici della vita, devo agire sul DNA, perché è lì che avvengono queste mutazioni. Ma il DNA è formato da sequenze di geni, l'unità funzionale del DNA sono i geni, ogni gene è responsabile di una funzione. Allora, c'è un punto del DNA che codifica queste mutazioni. E per ogni mutazione seleziona solo dei vantaggi. L'attuale paradigma dell'oncologia considera ancora le mutazioni casuali. Ma se fossero casuali, noi potremmo avere delle mutazioni positive, negative o neutre. Il dato di fatto è diverso, perché se la tumorale nelle sue mutazioni non va mai indietro spontaneamente e non si ferma. Seleziona solo vantaggi e le seleziona a velocità crescente. Allora io nella prevenzione secondaria, quando ho una cellula che ha incominciato a fare un certo numero di mutazioni, ma non le più micidiali, non ha selezionato la refrattarietà e una crescita incontenibile, cosa devo fare? Se agisco sul meccanismo di crescita, le devo sottrarre tutto quello che le serve per crescere. La crescita e la vita sono inscindibili dalla presenza e dall'utilizzazione di energia. E devo togliere l'energia. Ma chi è che porta l'energia? Chi è che favorisce la crescita? La crescita in termini fisiologici, perciò non parliamo di oncologia, l'oncologia avrebbe il dovere assoluto di considerare pienamente alcuni meccanismi della fisiologia. La crescita è fisiologia e il meccanismo è incontestabile, è matematico che ne possono meno prendere atto, ma in, ed è quello, e non si discute è quello. Il meccanismo si conosce, ma è ancora sottovalutato o non è considerato. Il meccanismo della crescita si basa su un asso ormonale. Ormone della crescita e prolatina. Interagiscono al punto tale che nelle ultime pubblicazioni hanno visto che l'ormone della crescita può utilizzare il recettore della prolatina addirittura. Sono talmente interattivi che sono coespressi sulle membrane cellulari, attivano le stesse linee di segnalazione e dimerizzano fra di loro. Ma la cosa interessantissima che sta emergendo è l'individuazione del peso basilare dell'ormone della crescita sul meccanismo cardine della crescita che è la sintesi di proteine, crescita e proteosintesi. Facciamo, um, utilizziamo una metafora, dovessimo, <ride> eh, sempre nell'ambito dei motori, un carro armato che vogliamo fermare, che è il nostro tumore, cosa dovremmo fare? Dobbiamo togliere il carburante e gli dobbiamo mettere davanti un ostacolo che per i suoi singoli sia insormontabile. Perciò dobbiamo fermarne la progressione e impedire che si muova. Come faccio? Devo risalire al fornitore di carburante. Dove lo prendo questo carburante? Il carburante del cararmado tumorale è il GH, in stretta interazione con la prolatina, e in stretta interazione con i fattori di crescita. Sono sostanze che hanno un'alta capacità di attivare la crescita tumorale. Ma ci sono una quantità di documentazioni che questi fattori di crescita in gran parte sono tutti GH. GH è l'ormone della crescita, glouto-ormone, dipendenti. Per cui se io vado a inibire l'ormone della crescita, inibisco tutta la cascata, tutto il domino dei fattori di crescita che concorrono a spingere la crescita tumorale. Allora, il tumore sta incominciando, siamo a livello di prevenzione secondaria, gli devo impedire di crescere. Cosa faccio? Gli sottrago il carburante. Cosesto carbonante, IgH più prolatina, ma questi due cosa mi attivano? IGF1, il più potente fattore di crescita tumorale. Ma da quello che sta emergendo è la una quantità di altri fattori. Dice chi è che te l'ha detto? La proditosintesi, passa di lì. Chi te l'ha dimostrato? L'individuazione del recettore dell'ormone della crescita nelle membrane cellulari. Dove, con un meccanismo, protege, cioè praticamente il recettore del, del GH come il recettore della, della prolatina, agisce su un recettore proteico con dei domini trasmembrana, va dentro la cellula tumorale e mi attiva il meccanismo della crescita. Perciò, c'è già un primo meccanismo. Queste sono delle reazioni di fosforilazione, fosforilazione e produzione, reazioni che danno energia, ma dove la manda l'energia? la manda al nucleo, attiva le cicline che mi attivano il ciclo cellulare, la cellula si riproduce. Ma non è questo solo. Hanno individuato il recettore del GH nei ribosomi. Ma cosa sono i ribosomi? I ribosomi sono le, le stampanti della vita. Perché cosa c'è nel ribosomi? Il ribosoma, ribosoma c'è quell'apparato, c'è l'RMNA cioè l'RNA transfert e l'RNA messaggero, cosa fanno? Mi traducono il messaggio che gli è arrivato in proteine, cioè in pratica me lo realizzano. Che cosa ci fa questo recettore del GH lì? È semplice. Gli fa stampare la sequenza di amminoacidi che mi fanno la proteina, che serve per la crescita. Cioè in quel punto il GH mi dà la protidosintesi, mi dà la base della crescita. Ma hanno individuato anche dei recettori nucleari del GH. Che cosa mi fa a livello del nucleo? Mi completa l'opera, mi agisce a livello del DNA e nel DNA mi realizza le condizioni di trascrizione. Per cui il gene che è presente nel DNA me lo fa trascrivere nell'RNA. Perciò io ho un effetto multiplo di induzione tumorale da parte dell'ormone della crescita è una produzione a cascata di energia che è amplificata ed è moltiplicata dalla interazione fattoriale, vuol dire non 1 più 1 per a livello dell'altro incredo ipofisario, che è la prolattina. Sono prodotti tutti e due nell'ipofisi anteriore, non a caso. Nell'ipofisi anteriore hanno tutte e due l'attivazione della produttosintesi, il GH191 aminoacidi. Sì. 198 prolatina, sono simili come strutture, simili come recetture, simili. Sono la base della protiosintesi che è crescita, di cui il tumore utilizza quantità esponenziali. Cosa gli devo bloccare? La crescita. Come faccio? Inibisco. Ma come alla... si inibisce? Inibisco alla cellula tumorale l'utilizzo di questi ormoni. Il carburante glielo tolgo, come fai a toglierlo? È semplicissimo. Il Padre Eterno si ha dato tutte le soluzioni, basta andare a guardare. Bisogna risalire sempre la fisiologia. Allora, la vita è fatta di equilibri biologici, è fatta di equilibri di spinte contrapposte bilanciate. Allora, dove viene prodotto il GH viene prodotto nell'ipofisi anteriore. Ma chi è che lo spinge? Lo spinge il suo precursore. Qual è il suo precursore? Il suo precursore è, il, è fatto a livello del, dell'ipotalamo, GHRH, release non hormone del GH. Cos'è che dà la controspinta? Perché il sistema è in equilibrio, la somma metastatina è fatta nello stesso punto. Nello stesso punto si realizza l'equilibrio che si ha dato di padre eterno, spinta e controspinta, crescita e bilanciamento della crescita. Perciò, la crescita protidosintesi parte dall'asse già caprolatina latini GF1 fattore di crescita e bilanciata dalla somma d'ostatina, dove sono prodotti i precursori e il blocco nell'ipotalamo. Cosa si è realizzato quando c'è uno scompenso? Uno squilibrio a quel livello. Perché è squilibrato? Perché ho una spinta eccessiva non bilanciata da una controspinta. La crescita diventa eccessiva. La cura, c'è da dipartire, la somatostatina ce l'abbiamo lì, ha questa funzione specifica. Ecco, la somatostatina, però, è presa è assunta come? No, adesso vi spiego. Cosa fa la somatostatina? Ha effetti multipli. Come il che ha effetti multipli e agisce a diversi punti. Della, della biologia, della vita, la eh? somatostatina fa la stessa cosa, lo blocca a tutti i livelli perché? Allora, vi parlavo dell'effetto a livello dell'ipotalamo, nell'ipotalamo, vicino all'ipofisi, cosa fa la, la, la somatostatina? Blocca la produzione di GH a livello ipofisario me ne fa produrre una quantità più somatostatina DO meno l'ipofisi anteriore mi produce GH. Se mi toglie questo carburante, incomincio a tagliare la fonte di questo carburante. Ne faccio produrre di meno. Certo, il morale ne ha di meno. Ma contemporaneamente, se taglio quello, taglio anche i fattori di crescita, però. L'effetto è interattivo ed è documentato, anche recentemente. Perché l'inibizione GH si riflette sulla protina, basta anche la protina. L'abbassamento della proteina mi abbassa anche il GH, anche se in misura inferiore. Allora, io ho un prodotto potenzialmente oncogeno. Oltretutto, studi recenti hanno visto che a livello dei cromosomi, di localizzazione genica nei cromosomi, la rappresentazione, il posizionamento del GH ha un'omologia impressionante con la quantità di oncogeni, di sostanze che spingono il tumore, tra le altre cose. Allora io un primo blocco a livello ipofisani mi faccio produrre molto di meno. Contemporaneamente vado a bloccare la prolatina con i suoi inibitori specifici. Ne ho di meno nel sangue, ho meno fattore di crescita, la cellula tumorale meno carburante, questo caramato tumorale si ritrova avere poco carburante. Ma non è solo questo, io ho effetti multipli. Perché quando la somatostatina agisce sul suo recettore cellulare, che cosa fa? Mi va ad attivare delle linee di satellazione che in pratica mi, mi tagliano quelle reazioni di fosforilazione, in pratica energia, trasferita alle cicline del nucleo che mi fa partire il ciclo cellulare, la proliferazione. Come fa? Mi abbatte quello che chiamano il secondo messaggero, adenilato ciclasi, un enzima di superficie interna della membrana cellulare. Se ne ho poco di quello, queste reazioni di fosforilazione vengono inibite. Però contemporaneamente mi attiva un altro enzima, che è una fosfatasi. La fosfatasi mi va a defosforilare le catene di reazione di fosforilazione che mi attiva di jack. Praticamente è un filo che importa energia e glielo taglia, non passa più. A questo punto c'è l'obiezione su cui ancora si trincerano gli oppositori, a insomma, dostadina, e dice: Ma non c'è dentro la cellula tumorale. Non è che tutte le cellule hanno i recettori. Scusa, ma che cosa mi importa quando io so che quello è il caporante più importante del Grecia tumorale e glielo abbatto, incominciate a spostare il ragionamento al recettore di GH, andate a vedere che ha. Sidi recettoriali di tutta la cellula, ma c'è un altro aspetto. La quantità di cellule tumorali in cui con le diagnostiche standardizzate non è stato trovato di recettore, invece con diagnostiche molto più affidabili, come immunistochimica, Western Block, la PCR, la ricerca del RMNA, è stato trovato. Perciò la quantità di cellule tumorali che hanno i recettori della somatostatina è ampiamente superiore. A quello che oggi si vede con la scintigrafia del recettore della somatostatina, che peraltro lo vede solo il 2 e il 5 quando li vede. Col gallio, usano il gallio 68. Ora c'è un'altra obiezione. Se non trovano il recettore della somatostatina sulla superficie, è sempre presente nei vasi peritumolari e lì c'è il punto critico di questo aereo che sta decollando. Gli diamo un altro blocco. Perché? Perché il tumore per passare da anno prevenzione secondaria, diventare tumore vero e proprio, ha bisogno di un apporto esponenziale di nutrimento, ma chi è che glielo dà? Una rete di vasi sanguigni che si produce, ma questa rete di vasi sanguigni e peritumorali attorno al tumore se la fa? Nei vasi peritumorali hanno sempre trovato recettori della somatostatina mi blocca l'angiogenesi. Gli inibitori della prolatina fanno la stessa cosa. Componenti della terapia di Bella come l'acido retinoico fanno la stessa cosa, hanno un effetto antiangiogenico. La melatonina ha un effetto antiangiogenico, la vitamina D3 ha un effetto antiangiogenico, ce l'ha la C, ce l'ha la D3. Se io li uso insieme ho un effetto moltiplicato, un effetto fattoriale. A questo punto io che cosa realizzo? Realizzo il blocco dell'angiogenesi, cioè questo rimane un cancro in situ, non può crescere perché gli mancano i rifornimenti. Questa è anche una considerazione da valorizzare, anche alla luce di documentazioni di estremo interesse. C'è un sarcoma che molte volte hanno gli immunodepressi, soprattutto l'AIDS, il sarcoma di Kaposi. Ora, il sarcoma, si sa che non scherza, ha una elevata aggressività. Il sarcoma di Capose, esaminato con tutte le tecniche più affidabili, perciò vi dicevo immunistochimico, Westenblot e tutto quello che volete voi, non ha sulla superficie tumorale un recettore della somma d'ostadina. Zero. E il tipo di tumore che reagisse più rapidamente e più completamente alla somma d'ostadina, addirittura la terapia abortiva. Io ho avuto un caso di OADS. È andato meglio con i retinoi e tutte le altre cose, non gli ho tolto gli antivirali, i retrovirali, e solo diminuiti considerevolmente. Però il sarcoma non ce l'ha più. Continua a scrivere periodicamente, ma non è solo questo caso. Cos'è successo? È successo che mi va a bloccare, a strozzare i vasi per i tumorali. Questo ci sono già parecchi casi, in letteratura, il sarcoma di capose risponde in maniera rabbia, e questa è la smettita assoluta dell'attuale paradigma di valutazione ecologico dell'impiego della somma statina. Oggi invece cosa succede quando siamo sulla pista di decollo? Pista di decollo, allora, cominciamo a togliere il carburante. Il movimento comporta energia. Senza energia non c'è movimento. Senza energia non c'è crescita. Noi gliela togliamo attraverso i suoi componenti multipli fattoriali togliamo ormone della crescita prolattina, fattore di crescita già solo in questa fase di prevenzione secondaria ci sono una quantità di studi che mi dicono che se io metto in eh, privazione abbatto verticalmente la quantità di ormoni fattori di crescita che è la cellula tumorale o pretumorale o in via di trasformazione basta solo questo per costringerla ad avviarsi verso l'apoptosi, cioè la porta a concludere il suo ciclo vitale. Basta solo la sottrazione di questo. Se oltre a questo io agisco sul secondo obiettivo strategico, gli vado a insepare il meccanismo più micidiale, il suo meccanismo di difesa, che consente alla cellula tumorale, come consente anche ai microbi di superare ogni evento avverso creando le contromisure. In pratica cosa succede? Il cellulotumorale è sotto attacco, cerca una contromisura, attiva il DNA per creare, per selezionare qualche cosa che le serva a bilanciare questo effetto. Dove devo agire? Su questi punti critici che attiva il cellulotumorale. Abbiamo detto che l'unità funzionale è il gene, per cui nei cromosomi ci sono dei geni. Il gene può dare il colore degli occhi, può dare l'altezza, può dare il carattere, può dare tante cose. Bene, torniamo al discorso di prima. Io ho due passaggi in cui posso agire a livello trascrizionale: DNA, RNA, a livello di traduzione: RNA, proteine. Posso agire in questi punti. Allora, che cosa devo fare io? Io devo impedire che quel punto del DNA e quel punto dell'RNA codificano queste proteine. Cosa faccio? Il meccanismo, un meccanismo chimico che si conosce, è un meccanismo di metilazione. Sono gruppi CH3. Se io vado a metilare quelle sequenze, Quel gene è silenziato. Metilare cosa significa? Vuol dire dare un gruppo CH3, un atomo di carbonio e tre atomi di idrogeno. Questo, questo CH3, però, io lo devo posizionare in un punto critico. Per esempio, un punto critico è un punto in cui agisce a livello della doppia elica, a livello delle basi del DNA, la metilazione. Perciò, parlando di DNA. E la citosina, la citosina è una delle basi del DNA. La citosina ha un gruppo ossidrilico. In questo gruppo, a posto di questo gruppo ossidrilico, si può legare un gruppo CH3. Ma come faccio a mandarglielo? Per mandarglielo io devo accedere ai codici della vita. Per accedere ai codici della vita io devo avere delle sostanze che superano la membrana cellulare passano attraverso i citosol, superano la membrana nucleare e mi vanno al contatto del DNA. Queste ci sono, ma non le usano però. Queste sostanze sono i retinoidi. Sono tre. Beta, tre quelli che si usano e che sono efficaci. Beta-carotene. La varietà alcolica, che è un radicale terminale gruppo H. Sarebbe la classica vitamina A e un alcol. La vitamina A, con la sostituzione del gruppo alcolico con un gruppo carbossilico, COH, è una potenza antitumorale, e l'acido retinoico. È la varietà più potente antitumorale della vitamina A. Ma di questi che cosa hanno trovato? Hanno trovato recettori di membrana, la presenza nel citosolo con le proteine che le portano, i bind protein dei retinoidi, retinoid bind protein. ma hanno trovato recettori nucleari, codici della vita e hanno individuato i fattori di trascrizione nucleare, è un gruppo statico. Però che cosa c'è vicino a questi recettori nucleari? Che sono due, RAR e RXR, RR è RR anche sulla membrana cellulare e mi attiva dei blocchi proliferativi, per suo effetto multiplo antitumorare. Hanno trovato posizionati in stretta vicinanza due recettori della melatonina. Uno l'hanno battezzato RZR e l'altro ROR. Perché è importante? Perché funzionano insieme. Ma hanno trovato anche il recettore della vitamina D3, cioè gli elementi della cura. Messo a punto il professor Di Bella, oggi hanno un riscontro molecolare fino alle più fini e intime strutture. Si conosce il meccanismo molecolare biochimico con cui vanno a inibire i tumori. Se siamo a livello di prevenzione secondaria, cosa fanno queste sostanze? Primo, sono interattive, come dice il professor Di Bella. Quando viveva lui non avevano ancora individuato questi settori, ma li aveva preconizzati e li aveva intuiti come tante cose che ha intuito lui, le hanno trovate. E hanno trovate dove lui aveva detto che dovevano esserci. Non solo le hanno trovate, ma sono interattive appunto punto tale che dimerizzano. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi recettori, che sono 5, 2 retinoidi, 2, 2 melatonine, 1 vitamina D3, hanno reazioni di fosforilazione. Attraverso i trascrittori, fattori di trascrizione, accedono alle sequenze dei geni che cosa fanno? mi vanno a metilare i geni della mutazione mi vanno a bloccare questo meccanismo se mi bloccano questo meccanismo questa cellula tumorale che ha incominciato questa brutta strada comincia ad avere difficoltà perché quel percorso che è il più misidiale della cellula tumorale viene bloccato però contemporaneamente che cosa attivo? attivo l'immunità per realizzare un tumore, cellule tumorali che sono in circolo non sono eliminate dal sistema immunitario. Uno dei motivi è questo. Ma i retinoidi, come si chiamano? Si chiamano vitamine anti-infettive in farmacologia. E non è casuale, e non è una denominazione oziosa. Cosa fa la melatonina? Melatonina attiva l'interleuchina 2, che è un punto critico dell'immunità antitumorale. Allora io realizzo contemporaneamente una quantità di reazioni che mi mettono in difficoltà la biologia neoplastica. Ma a questo punto c'è un aspetto stupendo. Mio padre, per inciso, è arrivato a una fede totale quasi alla fine della sua vita. Perché si è reso conto che il Padre Dio ha creato una perfezione di una portata tale. E talmente assoluta. E talmente trascendente le nostre possibilità e di ogni reazione il nostro organismo ascende la più rapida, quella che consuma meno energia, quella che dà il massimo effetto. Sono e arrivato su alla conclusione che... È super performante il sì, nostro corpo. È arrivato alla conclusione che soltanto un essere superiore che trascende infinitamente la mente umana possa essere arrivato a perfezione di questa portata trascendentale. Ora, quella è la difesa del padre Eterno. I retinoidi che cosa fanno? E la melatonina cosa fanno? Hanno un aspetto che è entusiasmante e sorprendente. Hanno tossicità differenziale. Cosa significa? Vuol dire che sono tossiche per il tessuto tumorale. Perché tra le altre cose, vi dicevo che hanno effetti multipli, i retinoidi hanno un effetto citostatico. Il certo morale fa fatica a riprodursi. Perciò è come se mettessero un freno la sua c'è anche questo. Lo stesso effetto ce l'ha la melatonina, ma di questo si conoscono perfettamente le vie di segnalazione, le vie di trasduzione dalla membrana nucleo. Perciò melatonina e retinoidi frenano decisamente. La proliferazione della cellula tumorale oltre che andargli a inibire il meccanismo nucleare genico con la reazione di metilazione. Mi vanno a metilare molto probabilmente è proprio la citosina che viene metilata, il gruppo CH3. Se si va a vedere la formula dei retinoidi si capisce, se voi andate a vedere la formula del beta carotene C40H56, 40 atomi di carbonio e 56 di idrogeno, ma a legami alterni, a carboni alterni, io in verticale sul carbonio, i carboni sono legati, si alternano legami singoli e uno doppio in satura, ma a carboni alterni, io in verticale c'è un gruppo CH3. Sono catena con una capacità di metilazione enorme, altissima se andate a vedere la vitamina E quantità enorme di gruppi metilisi l'A a e l'acido retinoico sono i beta caroteni diviso 2. la D3 è lo stesso io ho una capacità di metilazione spaventosa ma cos'è che mi va a metilare? mi va a metilare i geni oncogeni proprio quelli che me lo spengono in tumore sembra di capire che la citosina abbia un ruolo critico in tutta questa vita. la citosina è una delle basi del DNA cui si legano questi gruppi metilisi, può esserci un evento negativo quando c'è per esempio uno dei tanti motivi di inquinamento, quello che volete, un particolato, uno che fuma benzene, un bevitore, eccetera, eccetera, che produce aldeidi. In quel punto si vanno a legare degli addotti. C'è una reazione chimica di alchilazione, c'è un idrocarburo che si pianta lì, va a scombinare tutto il DNA. Perché la citosina è collegata con delle altre basi e hanno dei collegamenti che sono fissi. Allora a questo punto cosa succede? Succede che il ritmo di divisione, tutti i vari passaggi, l'espressione genica cambia completamente. Allora io cosa devo fare? Da una parte devo creare queste premesse: devo agire a livello nucleare, devo metilare i geni della mutazione, devo potenziare l'immunità, ma nello stesso momento in cui ho messo in crisi la biologia neoplastica perché le ho sottratto le basi energetiche della vita. Non si può spostare, non si può riprodurre. Per cui se io attuo, è un concetto molto semplice della strategia militare, colpire con la massima potenza nel minimo tempo. Tutti gli obiettivi, ma cosa devo bloccare? I punti critici della vita del nemico sono quelli, io devo agire su quelli. Attraverso la multiterapia di Bella? Sì, perché gli alimenti sono altro che tradurre nella realtà questi che sono concetti di fisiologia, di biologia umana. Ma sono anche concetti di biologia generale, sono anche concetti di fisiologia generale. Per il sistema della vita è quello. Allora, io devo intervenire sugli scambi energetici. I retinoidi intervengono sugli scambi energetici, ma intervengono creando una situazione difficile al cellulo tumorale. Sembra un assurdo, perché i retinoidi sono le vitamine antinfettive, ma si chiamano indifferentemente anche le vitamine della crescita. Dici, ma come tu un tumori dai vitamine crescita, sì, perché è la crescita sana. Allora c'è un altro effetto che adesso vi dico. Nello stesso momento in cui metto in crisi il cellulo tumorale, mi crea le condizioni migliori per le reazioni vitali. L'organismo viene messo in condizione di contrapporsi con successo alla biologia neoplastica. Perché proprio le vitamine retinoidi sono le vitamine della crescita. Il tessuto sano cresce nella migliore maniera, si contrappone nella migliore maniera. Una sorta di omeostasi, quindi il corpo ri risponde. L omeostasi e... vuol dire il raggiungimento dell'equilibrio perfetto fisiologico e biologico ottimale, vuol dire questo viene realizzato dai retinoidi, perché si realizza in migliori condizioni immunitarie di trofismo degli organi, di funzionalità degli organi. Nello stesso momento in cui gli vado a deprimere la capacità biologica proliferativa, ma anche di movimento del tumore, ho conseguito questo risultato. È come se, mh, per utilizzare un'altra metafora e rimanere in campo militare, indossassimo un giubbotto antiproiettile sì. eh, che ci protegge sì. dagli attacchi esterni. Sì, sì, le, le... Paragone è pertinente, e soprattutto se noi consideriamo che la potenzialità nel, nell'ambiente in cui viviamo il rischio di induzione tumorale è multiplo, è sconosciuto, è sottovalutato e costante. Allora, noi non sappiamo da dove si arrivano questi proiettili, non sappiamo quanti se ne arrivano e in quale momento. Anche perché ci sono diversi esempi, persone sì. che hanno uno stile di vita sano, mangiano sì. correttamente, fanno attività eh, sportive eppure vengono colpite da da. Sì, mi succede spesso quello che dice lei, delle volte vengono delle persone un po' sconcertate, un po' sorprese, dicono ma io da tempo faccio una dieta particolare, mi muovo, faccio sport, faccio una vita sana, non bevo, non fumo, mi sono beccato questo accidente ma dove arriva? Allora ci sono gli alimenti modificati, le sementi modificate OGM, l'inquinamento atmosferico e radioattivo è altissimo e non viene, la gente non lo sa in pratica. In Italia sembra, ve lo riporto da note che ho ricevuto, non ho avuto possibilità di verificarle, ma è probabile che, non siano, che, ci, siano, che ci sia un fondo di verità. Sembra che nella fassa nord orientale dell'Italia ci sia un'alta concentrazione di radioattività atmosferica per tutto quello che è stato scaricato generosamente nella guerra del Kosovo di uranio impoverito e di sostanze radioattive per uso bellico. Probabilmente a livello orografico con le Alpi alle spalle per dei venti che possono essere variabili ma ci sono prevalenze anche di correnti aeree e già a livello di Chernobyl Sembra anche qualche centrale de, della zona, non vi so dire se in Croazia o, o, in, eh, o, o in Slovenia, sembra che ci siano stati dei problemi molto puttati così. Sta di fatto che come esperienza, mia personale, coincide con questi dati. Il tumore più sensibile è quello della tiroide. Il tumore della tiroide anni fa andavano diversamente. Ultimamente si stanno verificando, ho avuto un caso proprio recentissimo. Tumore a tiroide curato e esposto benissimo dal 2010, lei vede che ripartono e comincia a subire la tirioglobulina. Ho letto un articolo poco fa proprio dell'inquinamento radioattivo in quella zona. A tiroide è praticamente uno, è un termine di paragone sensibilissimo all'inquinamento. Allora dice io mangio questo, non bevo, non fumo, vabbè, sei in un ambiente di altissima radioattività, allora noi non lo sappiamo. Non conosciamo neanche la radioattività del suolo, l'emissione di radon, in certe zone ce n'è tantissimo, l'inquinamento atmosferico, tutto quello che volete voi, dal particolato alla diossina, trovate il resto. Quello che c'è negli alimenti voi in fondo non lo sappiamo. Tanti animali sono allevati anche in maniera tale da poter eventualmente favorire l'insorgenza di tumori, esempio classico. Ci sono certe varietà di mais coltivate in una certa maniera, modificate eccetera, eccetera, anche si vede la maniera di conservarle che possono sviluppare dei miseti, dei funghi. Queste a loro volta producono una sostanza altamente tossica e altamente cancerogena che è l'aflatossina. Io, cosa ne so, se vado a bere del latte di, di allevamenti che usano questo tipo di mais potrei avere qualche difesa, farlo bollire il più a lungo possibile. Tante, tante sostanze, anche non proteiche, in prolungata si incominciano ad alterare, può diminuire la tossicità. Cioè praticamente le cause, no? come se noi fossimo in una zona esposta continuamente alla... Al pericolo di proiettili che arrivano da tutte le parti, da dove arrivano non lo sappiamo, quanti sono non lo sappiamo, in quale momento non lo sappiamo. Cosa possiamo fare? Ci mettiamo addosso una golazza, cos'è la golazza? È terapia farmacologica. Terapia farmacologica mi copre 360 gradi che però deve essere fatta con, con grano salis, dicevano i tedeschi. Deve essere fatta perché, in maniera continuativa. Perché sì. eh, non è uguale per tutti, dipende dall'età, sì. dal peso, dal sesso, dal, sì, da tutta una serie di fattori. Dal dottore. vissuto di una persona, dalla familiarità, anche lì ci vogliono delle determinate contromisure. Allora, mettendo in evidenza che miraggoli faccio Eterno, Mettendo in evidenza che noi facciamo quello che è possibile fare, però quello che è possibile fare è la valorizzazione, nella prevenzione e nella terapia, di verità scientifiche. Queste sono verità incontestabili, questi sono dati di fatto. Perché la presenza di recettori nucleari, una reazione di fosforilazione che mi viene attivata dal GIAC. La presenza di recettori della crescita nei punti critici, vitali, strategici della produzione di proteine, questi sono dati di fatto. Perciò, se io voglio realizzare in misura massima oggi, possibile con le conoscenze di oggi, non posso prescindere da questi dati, non posso prescindere da queste contromisure, che oltretutto non hanno tossicità, posso anche lavorare. E' quello che stiamo facendo per rendere queste contromisure il più possibile accessibili, a costi più sostenibili e anche con metodiche di cura più semplici e meno impegnative. Uno fra tutti la statina, perché sì. è un po' complicata da assumere oggi. Ecco, uno dei punti è questo. Io vi stavo dicendo dell'impiego, delle ragioni, ma molto chiare, molto evidenti dell'impiego della da statina. Io ho avuto diversi casi, per esempio, di stati pretumorali della Porsche, per esempio, e donne giovani a cui hanno proposto una conizzazione, c'è cioè uno stato pre-canceroso, l'eucoplachia. La donna di 30 anni che fa un intervento così, magari lo ripete, se la fertilità se ne va. In più di un caso si è riusciti con questo sistema che io vi dicevo si è riuscita a evitare questi interventi, ovviamente non alla secca, facendo fare dei controlli seriati, facendogli fare visite ginecologiche, PAP test, esami del tessuto, se uno vede che con la cura praticamente questo stato pretumorale, perciò parliamo di prevenzione di secondo tipo, precanceroso, questa leucoplachia risiede, allora a questo punto può tranquillamente evitare l'intervento. Dottor Di Bella, eh, la prossima volta entriamo nel vivo invece quando l'aereo è decollato, quindi è una prevenzione terziaria, eh, qualche sì. anticipazione? Sì, sono questi i concetti con qualche aggiunta e con un incremento sostanziale dei dosaggi. Per esempio, i risultati migliori noi li abbiamo in una situazione in cui si fa prevenzione, poi per modo di dire, perché è molto probabile che dopo un intervento, soprattutto certi tipi di tumori, parliamo di tumori del pancreas, di glioblastomi, è, è altamente probabile che l'intervento sia, possiamo dire, anche palliativo, che si riformano sempre. Pancreas e glioblastoma molto difficilmente non recidivano dopo. Allora, quando io intervengo lì, sì, prevenzione è un modo di dire, in pratica è terapia non è prevenzione. Però che cosa devo fare? Questi provvedimenti li devo portare a dosaggio massimo. Dosaggio massimo cosa vuol dire? Io il blocco glielo devo dare il più al medico possibile. Come faccio? Noi oggi abbiamo a disposizione due tipi di somatostatina, una 8 aminoacidi e una 14. Differiscono nelle catene laterali terminali e agiscono però con affinità recettoriale diverse. Perché la somatostatina ha 5 recettori più 2, oltre che agire, perché tutte e due agiscono sulla produzione di ormoni della crescita e dei fattori di crescita dipendenti. Il più potente lo fa il fegato, però sotto effetto dell'ormone della crescita, si chiama IGF1, simbolo insulinico. E lì si è una la col diabete, spesso il diabete precede il tumore, l'obesità precede il tumore. sono interattivi, sono punti di passaggio tra il metabolismo lipidico e il metabolismo dei carboidrati. Allora, l'ostilotide è molto potente perché immaginisce sul suo recettore 2, mi va a bloccare in maniera più decisa della somatostatina 14 l'increzione del GH. E' è potente anche sull'angiogenesi. Ma in pratica i recettori che va a inibire con una certa decisione sono il 2 e il 5, in, in meno il 3. Ma quelli che invece mi agiscono gli aminoacidi, diciamo, la configurazione a 14 aminoacidi della somatostatina, me li prende tutti i recettori. Per cui e fece l'esperienza che mio padre poi ripetuta io, la iniezione, l'AR cioè lento rilascio di octreotide, può funzionare in alcuni tumori, ma non in tutti. In una buona quantità di tumori ci vogliono tutte e due. Perché? Perché mi vanno a dare una saturazione recettoriale. Io me li prendo tutti i recettori, è i più potenti li blocco completamente. Ma mi danno una saturazione temporale. Perché? Perché quella fatta l'octreotide a lento rilascio mi fa coprire parecchi giorni. Lo posso fare a 10 giorni, 20, 30, eccetera, eccetera. Quello è coperto 24 ore su 24. I migliori risultati si sono ottenuti in questa maniera. E anche quando c'è il tumore ormono-dipendente, andargli a bloccare il rispettivo ormone perché hanno un'interazione fortissima. Al punto tale che c'è adesso una scuola di pensiero che arriva 30 anni dopo l'idea di mio padre. Per cui, anche nel famoso e al, di alta aggressività tumore del seno triplo negativo, che ha indici di proliferazione altissimi in avalanche, perché lo chiamano triplo negativo? Perché non trovano il recettore dell'estrogeno nella cellula tumorale, spesso non gli danno l'inibitore dell'estrogeno. Però cosa succede? L'estrogeno non c'è lì, ma c'è nel sangue. Ma nel sangue che cosa fa? Attiva potentemente gli oncogeni più importanti, ormoni della crescita e della polatina, IGF1, come se gli mettessi turbo. <coughs> e io Quindi quell'energia viene estratata. viene moltiplicata. Viene moltiplicata. Perciò so io devo abbattere la presenza dell'estrogeno in circolo, perché se è vero che non ce l'ho in quella sera tumorale, però è altrettanto vero che mi attiva. Le altre spinte proliferative, ma c'è di più. Non hanno trovato tante volte il recettore dell'estrogeno nel tumore della mella perché? Perché non hanno poi cercato il recettore del LH e del FSH, che sono i precursori ancora più potenti. Come il precursore dell'ormone della GRESSI, del GHRH, reh GH GIAC Release hormone, è una potenza proliferativa ancora più potente dell'ormone della gh giac LH ed FSH hanno espresso dei recettori, li hanno trovati in cellule tumorali e gli danno una spinta proliferativa formidabile. Questo cosa vuol dire? Che secondo questa linea di pensiero, nel triplo negativo, non solo io devo dare il blocco dell'estrogeno, ma io devo dare anche il blocco dell'LH ed FSH, perché nel recettore della cellula tumorale c'è. E comunque ha un effetto, ci sono studi, per cui in casi disperati, in donne plurimetastatiche hanno fatto un intervento di adenoidectomia ipofisiale intorno all'ipofisi anteriore. Il tumore si è fermato. È il primo caso che ho studiato, a mio padre, 50 anni fa, cioè. era nella monografia di Van Dyck sulla fisiologia dell'ipofisi. Una donna con tumore plurimetastatico dell'ovaio, operata a ipofisi anteriore da Cushing, un grandissimo chirurgo, quello del sindrome di Cushing, solo i 50 anni fa. Ma perché l'ipofisi? Perché l'ipofisi produce ormone della crescita, prolatina e le spinte potenti LH ed FSH. Mm. Però gli hanno tolto? Gli ha praticamente gli hanno fatto una deprivazione totale del carburante. Però cosa succede? Come dicevo prima. Dopo tre anni il tumore è ripartito. Perché? Ripartito perché queste cellule avevano già fatto un percorso di mutazione e lo hanno continuato. Le LMS erano già in stadio molto avanzato, un plurimetastatico. E un motore che è immisidiale, bisogna fermarlo presto. Cosa fa questa cellula tumorale? Nel suo meccanismo di sopravvivenza a un certo punto diventa ormonale. Noi abbiamo tolto l'ipofisi, si li riproduce lei. Si produce l'ormone della crescita e la prolattina. E produce lei i recettori perché li può usare solo lei. Questo è il motivo per cui riparte. Dottor Di Bella, un'ultima battuta per salutare i nostri telespettatori. Quindi, nella prevenzione secondaria abbiamo capito che dobbiamo indossare questo giubbotto. Sempre. Sempre. Ah, attenzione, eh. ne approfitto di questa opportunità per dire, guardate che questo. Non vuol dire assolutamente che si debbano abbandonare tutte le altre misure, cioè l'abbandono del fumo, dell'alcol, una vita molto regolata, un'alimentazione mai eccessiva, il più possibile diversificata, povera e poverissima di grassi, cane una volta alla settimana. Un altro argomento che è immenso, posso accennare soltanto rapidamente, e sta aumentando enormemente il disordine psicologico, disordine morale, i codici di comportamento, le regole di convivenza. Questo coincide con una perdita della fede, con un abbandono, cioè praticamente è come una, un tramonto della civiltà in pratica, delle, dei valori su cui si è basata la civiltà e nel nostro paese con una desertificazione anche sia morale e si è anche di fede così. Allora una delle spinte più potenti su cui si può agire è questa sovversione completa dei meccanismi di convivenza. Continua irritabilità e insofferenza dell'altro. Il mh, rabbia che si cova, spirito di vendetta, eccetera eccetera. Ecco lì bisognerebbe studiare la maniera, è però un discorso lungo a parte per rientrare un po' e abbattere questa che è una spinta potentissima, ma l'unica maniera è ritornare ai valori della fede, l'unica maniera, cioè tradurli nella realtà ma di fede, parliamo di quella cattolica, cioè cercare di capirla, oggi non viene più spiegato, non viene più annunciato il Vangelo, perché una buona parte di quelli dovrebbero annunciare, poi si sono trasformati in eh, assistenti sociali, non lo annunciano più. Ma se uno va a vedere veramente anche nei testi sacri antichi, dice: Se tu offendi il padre eterno, vedrai il medico, sì? cioè lo scompenso, la perdita di questi punti di riferimento, del contatto, cioè seguire sempre le leggi che abbiamo dentro. Le leggi della natura: la natura non si offende imponemente, cioè quello che abbiamo dentro noi cioè i codici comportamentali, i codici morali, i valori morali, se quelli sono alterati, il conto si paga, ma si paga ad alto prezzo. Per. Sta dicendo che in qualche modo la mente eh, può giocare un ruolo fondamentale nella, nello sviluppo della, dei tumori? Altro che... Un certo tipo di somatostatina è stata individuata a livello corticale, cioè proprio dove c'è la formulazione in pensiero a livello, è la cortistatina, cortistatina. E oltretutto il cervello produce un'altissima quantità di ormone della crescita anche al di fuori dell'ipofisi. È uno dei motivi per cui i tumori cerebrali sono così aggressivi, ed è uno dei motivi per cui nei tumori cerebrali stiamo ottenendo qualche risultato positivo. Io vi ripeto: il miracolo vi fa padre deno. Perciò sottolineo qualche. Però, qualche caso positivo in patologie di altissima aggressività. La gente sta andando avanti, a dei 4 anni con dei glifosato. Cominciamo a qualche caso. I concetti sono quelli lì. Grazie, dottor Grazie Di Bella. Quindi, diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori eh, il mese prossimo per sì. scoprire ancora l'affascinante l'affascinante mondo del, del corpo umano e dei meccanismi che regolano la sì. nostra salute. Eh, grazie a tutti voi, appuntamento dunque con il prossimo speciale.